sta, dai, andiamo. Non volevo iniziare questo video con un sorpasso, però mi sono visto costretto. Bella raga, benvenuti in questo nuovo video. Anzi, visto che sarà un viaggetto di 7 giorni e 5 notti, credo che farò una serie. Adesso sto andando a prendere Silvia. Purtroppo oggi, giorno della partenza, il tempo non è dei migliori. Faremo un bel po' di autostrada per raggiungere Brescia e da lì inizieranno le strade belle. Saliremo per il Trentino e andremo vicino a Bolzano, dove ci aspetta un bed and breakfast. Io qua di lato sono già attrezzato con una valigia in cui c'è tutta la mia roba, ed ora che andiamo a prendere Silvia si aggiungerà anche la seconda valigia dall'altro lato, più il bauletto dietro e la mia cara borsa da serbatoio, dove in questo momento vedete una specie di roadbook, perché visto che oggi il viaggio sarà particolarmente lungo, ho deciso di non mettere il telefono come navigatore. Anche perché la maggior parte sono tipo 170 km di autostrada, a parte che si scaricherebbe subito se anche lo mettessi sotto carica, poi lì dentro dopo un po' si surriscalda. Quindi ora sono le 8 e in teoria io alle 8 dovevo essere da Silvia, ma come sempre riesco a partire con qualche minuto di ritardo. Ed eccoci arrivati alla prima tappa. Stronzo. Hello. Che ci fai già qua? Sono le 8. Sì, ma tu non mi hai mandato nessun messaggio. Allora facciamo. Ciao Panterina. Buongiorno amore. Ciao Pantera. Che carino. Issa. Due valigie. Vai. Andiamo a far benzina. Ora 8:30, siamo partiti, mezz'oretta più o meno di ritardo, però va bene. Prima volta che andiamo, che vado via con le borse, tutto carico. Adesso vedremo la nostra prima volta in autostrada. Ma no. Adesso ci aspettano 170 km. Sali qua, va. Abbiamo fatto 129 km, ci siamo fermati all'autogrill. Adesso sono le ore 10 e mezza. Abbiamo preso un caffè e Silvia ha trovato la brioche dei suoi sogni, ovvero la brioche al pistacchio. Siamo ripartiti con l'antipioggia, come potete vedere, perché ha iniziato a piovere. 700 metri alla nostra uscita e c'è coda, e noi ci prendiamo la nostra uscita. Addio code. Addio code. Ah no, aspetta, scherzavo, c'è la coda anche qua per uscire. Oh no. Usciti a Brescia Est, un po' di coda, c'era la moto che stava bollendo e volevamo toglierci le tute, ma appena ce le siamo tolte è ricominciato a piovere e adesso che ce le siamo rimesse ha smesso di nuovo di piovere. Ok. Siamo in riva al lago. Potevo fare un filmato del lago, ma non ce l'ho fatta. E dai che forse ce l'abbiamo fatta. Ecco il lago di Garda, finalmente. Mi sto cuocendo una gamba qua. Dobbiamo passare ancora un paese e poi cercare l'inizio della strada della Forra. Qua c'è gente che fa il bagno, siamo proprio in riva al lago. Bello che è qua, con queste gallerie. Abbiamo iniziato la strada della Forra e siamo anche in riserva. Ok, c'è un furgone, si sono incastrati. Adesso
adesso perché sono fermi qua? Se anche ci lasciasse passare questo. Adesso se questo ci lascia passare. Adesso guarda che bella che è questa strada, eh? Guarda che giro strano che fa. Però andiamo piano perché è bagnata. Ecco qua c'è il semaforino. Guarda qua. Guarda, c'è il ruscellino là sotto. Poi passiamo su quel ponte lì sopra. Guarda qua. Terrazza del brivido di qua. Pausa pranzo fatta con un panino triste triste, col salame e formaggio. E il tuo amore? Ce n'era di roba. Adesso andiamo giù, arriviamo a Limone sul Garda e facciamo benzina. Ho cambiato la pagina del mio roadbook qua. Fortunatamente sembra essere uscito un po' di sole. Che bello il lago di Garda. Aggiornamento, abbiamo un Audi RS3 tedesca davanti. Abbiamo fatto il secondo rifornimento della giornata, perché con tutte le cose di prima la moto ha consumato più del dovuto e la benzina qua costa molto di più. Comunque, adesso siamo di nuovo giù in fondo in riva al lago, a Limone sul Garda. C'è una spiaggia qua. La prossima tappa sarebbe il lago di Tovel, sperando di raggiungerla senza più code moleste come quelle di prima. Tornante rovinato dalla macchina. Che bello adesso, così sì che mi piace. Stiamo iniziando a salire e inizia ad essere un po' tutto più scorrevole. No! Ok, questo qua è il lago di Tenno. Ehi, guarda! Siamo trovati qua la strada chiusa, che è dove dovevamo andare, quindi dobbiamo prendere una deviazione adesso. Qua mi dice strada chiusa a 100 metri, ma come? Ok. Gonna smile from ear to ear, the kind that makes a face hurt. And we'll laugh, jump, sing loud, not afraid to shout about being happy.